del jazz al Folk Studio. Folk Studio, cantina gloriosa degli anni, d'inizio degli anni 60. A Roma praticamente si faceva il jazz soltanto al Folk Studio. Adesso ci sono molti locali, per cui il Folk Studio Cesaroni ha deciso di fare altre cose, giustamente. Ma allora si faceva soltanto al Folk Studio. Volevo ricordare anche l'attività esterna, fuori del Folk Studio, i concerti da me e da Cesaroni organizzati fuori dal Folk Studio nei teatri romani, quando jazz a Roma non se ne faceva, che ebbero un grande successo e contribuirono a quella che è stata poi la crescita e, diciamo così, anche il boom del jazz a Roma e anche in Italia, vorrei dire. Thank you.
Thank you.